Consolieri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Anzi, no, scusatemi, buonasera, 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 buona serata di merda, ok? Di merda. Voi ci avete reso un weekend di merda per l'ennesima volta, dopo che ci avete fatto fare una settimana di merda, ci avete anche reso. Voi cosa pensate che mi metto qua a fare il cinema, a spaccare il magazzino? E cosa serve? E cosa serve che mi metto qua a spaccare il magazzino? Ma che cosa serve anche che vi insulto? Dovete insultarvi da soli. Ma hanno già dato due reclami e di certo non mi vado a perdere il terzo per colpa vostra. Magari inizierò a commentare altre squadre che sanno magari giocare un po' meglio a pallone, magari. Ok? Diventerà Alex Restelli lo sportivo, magari diventerà. Non so, oppure diventerà Alex Restelli, mi piace vedere giocare a calcio, magari diventerà. O Alex Restelli rossonero, non gli piacciono le signorine, magari diventerà. Magari diventerà un canale così, io non mi metto a spaccare la roba oggi. Perché devo ancora fare buchi in questo povero magazzino che non c'entra nulla? Che un anno fa mi avete fatto godere, capito? Mi avete chiesto di sposarmi un anno fa, ho detto di sì. E poi sono entrati gli amanti, cioè la società, sono entrati gli amanti che ci hanno distrutto tutto il nostro progetto. Voi ci avete distrutto totalmente tutte le nostre speranze di fare un ciclo, di aprire qualcosa dall'estate dell'anno scorso. Voi ci avete distrutto tutto. Avete smantellato. E occhio che quest'estate sarà un'altra estate da incubo. Occhio perché questi qua c'hanno già la scusa buona. E occhio che Maldini te lo vai a perdere. Della partita adesso non ci voglio neanche parlare. Voglio parlare un attimino della situazione. Una situazione che è imbarazzante. No, di alcuni giocatori singoli ci voglio andare a parlare. Ma io mi chiedo una cosa, ma un giocatore che ha vinto la Champions, da protagonista fra l'altro, che è una star a Liverpool, ma come fa ad essere impalpabile contro una squadra che sta lottando? Era praticamente, se vincevamo, era praticamente con un piede in Serie B. Ma come facciamo che praticamente con un giocatore che, vabbè che abbiamo preso a zero, che per me è stato un grande colpo, perché abbiamo preso a zero, però gli diamo 4 milioni di euro all'anno. Sia così impalpabile, sia così molle, sia così un po' svogliato. Cioè, per almeno Brand Diaz non vale quei soldi lì, perché Brand Diaz sono da 12, massimo 12 milioni di euro, 12 milioni di valutazione, ma massimo, massimo. Però perlomeno Brand Diaz si impegna. Cioè, dire una cosa, che Brand Diaz, nello scempio generale, Brand Diaz si impegna. Per fortuna, l'unica cosa buona e lieta è che probabilmente abbiamo rinnovato Rafael Leao. Cioè, abbiamo rinnovato Rafael Leao. Che però anche lì aspettate. Scusate un attimo. Aspettate a cantare vittoria con Rafael Leao. Aspettate a cantare vittoria perché quest'estate, anche se rinnovate tutto quel cazzo che volete, vabbè che c'è una clausola grossa. Ma occhio, aspettate a cantare vittoria, aspettate. Perché si sta rompendo il cazzo anche lui, secondo me. Salamaker, come al solito impalpabile, un terzino. Bega oggi non mi è piaciuto. Sandro sempre si dà l'anima, ma comunque predica nel deserto. Tutti adesso mi state scrivendo qua: cacciamo via il pelato, cacciamo via il pelato. L'unica cosa che a voi il pelato, che io rispetto tantissimo, anche Adli oggi è entrato. Ha fatto di più Adli in 20 minuti. Quei quattro pallini che ha toccato, mi ci ha messo grinta e determinazione. Ha provato a metterci un po' di qualità, ok? Che quegli altri che hanno giocato tutto il campionato nel suo ruolo, e poi arriva lui. E poi vogliamo parlare di lui. Poi, chi è che diceva che Balu Touré è un ottimo sostituto per Theo Hernandez? Assist di Balu Touré. Assist di Balu Touré per loro però. Cioè, questi giocatori qua non sono da Milan. Non sono da Milan. Questi giocatori qua, Balu Touré, Messias, che oggi vabbè, non c'entra un cazzo. Ma lo stesso Brand Diaz è un panchinaro nel Milan, non può giocare titolare nel Milan, con tutto l'impegno che ci mette, ma non segna mai, non segna mai. Origi può fare la quarta punta nel Milan, Giroud la terza, ma ne voglio altre due di punte l'anno prossimo, non una, ne voglio due, ma di livello devi tirare fuori i soldi, Dio buono. Questa classifica qua ci va ancora di culo, che l'Atalanta ha perso, che la Lazio ha pareggiato, beh l'Inter stasera col Sassuolo vincerà sicuro, comunque siamo ancora lì e dobbiamo sperare che la giustizia faccia il suo corso, cosa che sarà impossibile come al solito, perché sapete che quelli sono dei ladroni. Gli lasceranno gli stessi punti che li lasciano di solito. E noi quest'anno c'è l'Europa League scritta qua in faccia. C'è l'Europa League scritta qua in faccia. Ce l'è scritta qua. Europa League ce l'è qua.
quindi no, non si può spendere, c'è l'Europa League, non si può spendere. Oh, ci hai mandato tu in Europa League. Adesso gli eroi dell'anno scorso, cazzo, li vai a rimediare. Ma che cazzo sei venuto a fare qua a Milano? Ah, giusto, per i tuoi introiti. Allora tu hai sbagliato piazza, prendi un'altra squadra. Vai giù a Napoli, vai giù dove cazzo vuoi, prendi un'altra squadra. Ma non la gloriosa squadra del Milano. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Cioè, voi vi rendete, vi chiedete perché la fascia, perché l'emorragia non può scendere. L'emorragia, la... come cazzo si chiama la... non mi viene in mente la parola. L'anestesia non mi deve scendere dentro gli occhi. Quindi devo tenere la fascia fino a lunedì con questa faccia di cazzo che ho. E da tanto che mi avevate rasato, eh? Da tanto, vero? Non me ne frega un cazzo neanche a me. Comunque, detto questo, davvero, ragazzi, sono sconcertato. Sono sconcertato. Cioè, primo tempo che, meno male che, praticamente, non, l'ho visto, non l'ho visto perché ero in macchina, c'era un temporale. A Bergamo, ragazzi, non andate mai a quel cazzo di aeroporto di Bergamo, perché con i bambini, gente con i bambini, aspettare un'ora prima di uscire fuori dall'aeroporto. Con una persona soltanto, un poliziotto poverino che batteva i timbri. Batteva i timbri. Una persona soltanto, con 200 persone, una persona per aspettare una mezz'ora di ritardo sui cieli. L'aeroporto più disgraziato che c'è si chiama Bergamo, ok? Veramente, lo sanno anche i bergamaschi, te lo possono sottolineare. È uno schifo, una pena umana. È uno schifo, è una pena umana. Quell'aeroporto lì è da chiudere. Fate un nuovo aeroporto perché è da chiudere. Comunque, tornando a noi, comunque poi sempre che calcio, iscrizioni, cose, tanto oggi non abbiamo voglia di spendere neanche io sinceramente, comunque vabbè. Davvero, io sono, non so come spiegarvelo, però sono allibito, sono veramente stanco, sono stufo, ditemi quello che volete. Cioè non si fanno, no, cioè molli, sogni contrasto, molli. Poi arriviamo lui. Al giocatore più inutile della storia del calcio del Milan, a quello che non potrebbe neanche giocare allo Sportland, a quello che entra in campo come una fighetta, manco fosse Maradona, che fa il passaggio indietro ma una volta prova la giocata, entra molle come il fico, sembra che sta andando a giocare con gli amici al campetto, bello, mandatelo via perché ogni volta che entra mi perdo un pallone che a momenti prendiamo gol. Sugli angoli, ogni volta che c'è lui in mezzo, che guarda, poi c'è sta faccia da ebete, no, veramente, quello lì non può giocare con la maglia del Milan, vi prego, quello lì, l'ovetto kinder, datelo via, quello è il primo che dobbiamo andare via, prima cosa che deve fare Maldini, che è che lo vuole? Mi dai anche 15 milioni, non buttati via, tieni, basta che me lo fai più vedere, guarda, li vanno a rinvestire con qualcun altro, che quello lì non vale neanche 5 milioni adesso come adesso, cioè quello lì, se tu lo metti sul mercato, se arriva una squadra che ti dà 10 milioni, è già tanto. Cioè, se trovi quel pazzo che ci va a credere su un uomo così, senza un ragazzino di 20 anni che dovrebbe mangiare il terreno, entra con questa svogliatezza, con questa non vuole fare. Adli, povero Cristo, è entrato dentro, almeno gli ha dato la possibilità di giocare, spero che con la Sampdoria lo fa giocare almeno, Adli. È entrato dentro, almeno ci ha messo i coglioni sotto. Ha cercato di creare qualcosa, almeno Adli. Teo Hernandez non ho capito perché è uscito, perché sono verso avanti dei clienti, li ho serviti, non ho capito perché è uscito, spero che non sia fatto male, ma tanto si può fare una petizione, martedì si può non andare a giocare. E la diamo vinta a tavolino. Perché ho paura che non vinciamo neanche con i già retrocessi che si devono mettere in mostra. Facciamo sta cosa, gliela diamo, mi fate un favore, gliela diamo a tavolino la partita martedì. Non voglio neanche scendere in campo, perché per scendere in campo, essere sbeffeggiato, pigliare 7 gol, sinceramente non mi va. Sinceramente a me non mi va. Ma brutti, siete proprio brutti, 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 brutti da vedere. Siete proprio brutti, 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 brutti da vedere. E qua non è la cosa di stare attaccata alla squadra, non stare attaccata alla squadra, quel cazzo che volete voi, ragazzi. Calma un attimo. Adesso riflettiamo un attimo nel secondo. Ma vi rendete conto che siamo passati da fare il più bel calcio che c'era in Italia a giocare che ci batte pure chi è che si deve salvare? E ci batte anche nettamente. La cosa brutta è che ci batte anche nettamente. E questa è la cosa grave. Che ci batte anche nettamente perché ha meritato di vincere la Spezia. Lo Spezia ha meritato di vincere. Vabbè che la nostra bestia nera ogni volta comunque sia ci fa male, ma questi hanno meritato di vincere. È questa la cosa che mi fa più paura, che mi fa più male di tutte. Capite quello che vi voglio dire? O non lo capite? Penso di sì. Cioè, sapete che siamo nel dramma più totale adesso come adesso. Cioè, io non vedo l'ora che finisca questa stagione.
Ma faremo un'estate ancora col mal di stomaco o si va subito prepotentemente sul mercato per riparare gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso nella campagna acquisti di quest'estate che non c'è stata? Cioè due campagne acquisti che non ci sono state. Abbiamo preso uno che se lo mette... Se io devo andare a giocare allo Sportland, quando giocavo a Milano, io uno così non lo prendo neanche. Non lo prendo neanche, almeno ci prendo uno che ci mette i coglioni. Ma questo entra passeggiando. Questo entra passeggiando. Cioè Stefano, questo qua mettilo fuori, mettilo con la primavera. Questo qua, se tu sei Decathlon, tu lo metti con la primavera. Io a sto punto metto dentro Camarda, il quindicenne, lo faccio giocare a lui. Io a sto punto veramente metto dentro Camarda. Davanti metto dentro Camarda. Poi arriviamo a te. E questo, guarda. Ragazzi, mi portate qua che mi devo provare la pressione, che sto parlando di una persona che mi fa veramente male, veramente. Arriviamo a Rebic. Io non so se tu hai avuto un'involuzione, se ti ha lasciato la ragazza, se, non lo so, non hai perso il lavoro, no, perché lavori per noi e non ti abbia licenziato. Non so se, ti è morto qualcuno in famiglia, spero di no, hai avuto un lutto importante, non so che cazzo ti è successo. Ma tu ti rendi conto anche che tu sei irriconoscibile. Tu sei totalmente sei inguardabile. Non ti si può più vedere. Non se ne salva uno. Non se ne salva uno. Cioè Magnan, guarda che si rompe il cazzo, prende e se ne va anche lui tra un po', eh. Vabbè che ha appena rinnovato e tutto, ma Magnan è un altro che se si rompe i coglioni, prende e se ne va via. Prende e se ne va via. E di mercato è il miglior portiere al mondo, c'ha tutto il mondo che lo vuole. E c'hanno, al contrario nostro, che... Cioè, loro invece arrivano lì con i soldoni e loro naturalmente dicono ci dai 100 milioni e l'abbiamo pagato 15. Vai! Tanto in porta ci possiamo anche mettere... Mirante magari per loro, capito? Cioè ragazzi, no. Guarda, io sono veramente preoccupato. Per me di queste quattro partite se ne vinceremo forse una è tanto, anche perché il Verona l'ultima si dovrà salvare adesso. Questa partita qua, l'ultima il Verona adesso, si dovrà andare a salvare e dovrà venire a Milano a fare punti. Ok? Si dovrà andare a salvare il Verona. Capito? Indi per cui, fatevi un bel esame di coscienza. Guardatevi negli occhi e vedete quanto avete fatto cagare oggi, quanto male ci avete fatto stare. Con questo concludo, ciao a tutti.